Siamo ai primi di dicembre e sta iniziando la stagione del radicchio rosso di Treviso tardivo. Perciò io e Paolo abbiamo deciso di preparare una ricetta a base di radicchio. È il frappè tiepido di radicchio rosso di Treviso tardivo con gamberi al vapore. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 cespi di radicchio rosso di Treviso tardivo, 12 code di gamberi, mezzo bicchiere di vino bianco, alcune piccole patate, una piccola cipolla, pepe, sale, olio extravergine di oliva. E del brodo vegetale che abbiamo già preparato. Inoltre, per cuocere questa ricetta servono una vaporiera per cuocere i gamberi, una casseruola per cuocere il radicchio, il pimer per frullare il radicchio, i bicchieri dove mettere alla fine il frappè e dei lunghi stuzzicadenti. Andiamo a vedere come preparare la ricetta. Abbiamo messo nella casseruola un goccio di olio extravergine di oliva. Adesso aggiungiamo la cipolla tagliata grossolanamente, la patata tagliata a pezzetti, il radicchio lavato e tagliato. Lasciamo rosolare per circa 2 minuti. A parte abbiamo lasciato alcune foglie di radicchio che ci serviranno alla fine per guarnire. Adesso facciamo sfumare con il vino bianco. E aggiungiamo mezzo litro di brodo vegetale. Lasciamo cuocere per mezz'ora. Mentre il radicchio cuoce, noi sgusciamo i gamberi e li puliamo. In questo modo. Adesso mettiamo a cuocere i gamberi sgusciati e puliti nella vaporiera. Nel frattempo il radicchio sta continuando a cuocere. I gamberi sono cotti, li togliamo dal fuoco. Li mettiamo in un piatto. E li condiamo con un po' di sale. Un po' di pepe.
e un po' di olio extravergine di oliva. Adesso li infiliamo negli stecconi. Scivolo tre per ogni steccone. Ok, il radicchio è cotto. Adesso aggiungiamo del sale un po' di pepe e frulliamo con il mini peel. Il frappè di radicchio è pronto. Adesso non ci resta che servirlo nei bicchieri. Mettiamo due mestoli di frappè. Un po' di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo i gamberoni e due foglie di radicchio per guarnire. Il frappè di radicchio rosso e gamberi è pronto. Buon appetito!